presenta Lenny Kravitz. Te la sposto io, ragazza. Non puoi, devi fare la trasmissione a diretta di Tira, scusa. Lui ascolta Tira, tra l'altro. Cioè, esatto. Marrà fuori un attimo. Ciao Davide! Ciao a tutti! Sono le 11. Sono le 11, è il momento giusto per ricordare questo aforisma. Vado così forte in salita per abbreviare la mia agonia. Lo diceva Marco Pantani, un grande protagonista del ciclismo, purtroppo scomparso in maniera troppo prematura, ma oggi abbiamo una persona con noi che viene definito il Pantani della Svizzera italiana. Scopriremo il perché, perché lui fa una cosa che sono sicuro nessuno di voi ha mai fatto, ma davvero, magari l'avete fatto una volta, forse due, qualcuno 10, qualcun altro anche 30, ma non so quanti l'hanno fatto 30 volte. Lui l'ha fatto più di 4.000 volte. Lo scopriremo fra poco, perché già il suo sorriso e le sue storie sono qualcosa di unico, perfette per introdurre una grande gara, una gara che è conosciuta dagli appassionati, da quelli che amano proprio la salita, che amano fare fatica, amano confrontarsi, perché spesso il ciclismo e la salita sono una filosofia di vita. Poi c'è Chiara, che è pronta per raccontarci tutte le sfumature di questo evento. Io non aggiungo nient'altro, perché questa è la giornata in cui musicalmente faremo fatica, ma andando sempre più in alto. Hanno un bel ritmo da pedalata, no? Levante Max Gazzè in questo pezzo, secondo pezzo me sì. Chissà che tipo di rapporto usano, qua lo chiederemo agli esperti, perché quando si va in salita bisogna cambiare marcia, si dice, bisogna cambiare rapporto, bisogna avere un altro approccio con quello che ti trovi di fronte, perché hai sicuramente un traguardo, ma la fortuna è godersi anche il viaggio, lo dicono in tanti, cioè sì, il viaggio fa la differenza nello sport, non solo il successo finale, perché chi si gode il momento sportivo che condivide o vive in maniera individuale è sempre un vincente. Poi è ovvio che c'è un obiettivo, c'è la fatica, c'è il sudore e poi c'è la storia, perché la storia rende qualche cosa prezioso, qualche cosa che viene definita a volte un po' vintage, ma che quando torna richiama proprio quelle che sono quelle emozioni che tu hai sperimentato, che conservi in qualche angolino dei tuoi ricordi e del tuo cuore, ed è proprio tra questi che noi dobbiamo collocare la Giubiasco Carena, una gara storica che torna, segnatevi già la data, il 28 di maggio. Chiara Spini, una delle organizzatrici di questo evento, è qui proprio per raccontarci un po' tutto, dicevamo le sfumature, ma soprattutto quello che sta alla base. Si torna con la Giubiasco Carena, che è storica, vintage e importante. Chiara, perché? Ciao! Ciao! Allora, abbiamo ripreso l'organizzazione della Giubiasco Carena, che erano 2 anni che non si faceva più. Prima veniva organizzata dal Velo Club Linzona, che tra l'altro ringrazio anche Giorgio Moretti per averci dato la possibilità di portare avanti questo progetto. E sarà una gara open, aperta a tutti, registrata sui cycling. E sarà un po' diversa dal solito, perché ci saranno diverse categorie, quali anche i rampichini, quindi verranno premiati i primi 3 delle categorie competitive, quindi bici da corsa, rampichini, e poi ci saranno anche la categoria non competitiva dei popolari e anche le bici elettriche. Quindi anche quelli che possono spingere la bicicletta in salita possono far parte di questo evento. Volentieri, sì. Noi parliamo di che distanza e che pendenza? Allora, a distanza sono 10,6 km e il dislivello sono 720 metri. Ah, quindi avete capito che cosa vuol dire 720 metri in 10,6 km. E qui entra in gioco lui. Lui ha una storia da raccontare, perché quello che ha fatto e continua a fare lui è qualcosa che stupisce costantemente tutti quelli che abitano su quella strada, quelli che si affacciano, che lo salutano e lo ritrovano con la pioggia, il sole, la neve, Natale, Capodanno, Pasqua. Lui c'è sempre, perché Giancarlo Ostini, detto il Pantani della Svizzera italiana, ha percorso questa salita quante volte? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Prima di tutto, precisamente 4.034 volte. Aspetta, Cioè, avete capito, 4.034 volte lui ha rifatto, ripedalato questa salita. Giancarlo, primo, sei un mito. E la seconda domanda che si pongono probabilmente anche gli ascoltatori è: perché? Ma prima di tutto vorrei chiarire una cosa. Io prendo la Giubiasco Carena come una mia palestra d'allenamento. Ci sono ciclisti che, quando piove o il tempo non lo permette, vanno in palestra, pedalano, fanno spinning, fanno esercizi. Ma io preferisco andare all'aria aperta e mi diverto così. Tutti i giorni, praticamente? Non tutti i giorni. C'è ogni tanto che magari dici non vado. No, se piove forte no. Mi può capitare di prendere l'acqua durante il percorso, però se piove già alla partenza non mi metto neanche in mente, perché dopo diventa anche un po' pericoloso.
Certo, perché dici giustamente 4.034 volte l'hai fatto, quindi parliamo di 40.000 km in salita, 28.000 a questo punto di dislivello che tu hai fatto solo pedalando così, anziché 28.000, sto sbagliando, 280.000, cioè, quindi Giancarlo, tu fai qualcosa che è fuori dall'ordinario, perché quando tu pedali, la gente che cosa ti dice quando ti incrocia? Perché ormai ci saranno delle abitudini. Ma le mosciate, il mad. Perché non è l'unica, perché io ho sentito dire che tu sei andato anche a Londra in bicicletta. Sì, sì, appunto, questa è stata un'avventura di 3-4 anni fa. Sono andato a trovare la figlia, mi sono messo in testa di andare a Londra e in bici. La prima tappa mi hanno accompagnato i miei amici ciclisti fino al San Gottardo. Poi loro sono ritornati a casa e io ho proseguito, prima tappa Bellinzona Lucerna. La seconda tappa ero già in Alsazia e poi pian pianino ho attraversato tutta la Francia fino a Calais. Tu sai di non essere sbagliando tante volte alla strada. Sai di non essere una persona proprio nella normalità. Tu sei una persona che fa qualcosa di straordinario. Sì, ci sono gente che fanno anche cose. Ma per curiosità, quanto ci hai messo ad arrivare fino a Londra alla fine in totale? Più o meno 8 giorni. 8 giorni? Sì, 7 giorni e mezzo. Pensa a te. Non arriveremo mai. L'ultima tappa per recuperare con la riga. L'ultima tappa era solo 100 chilometri. Vabbè, allora se era solo 100 chilometri, giustamente dice, che sia. Hai mai bucato durante il viaggio? Mai bucato, ma è andata veramente bene. Sì, sì, sì. Quindi avete capito, a Londra si può andare in tanti modi. Esatto. Qualcuno parla anche di questi aerei con questi prezzi speciali. Se volete davvero risparmiare, ci vuole un po' di più, però in 8 giorni si può fare. Ma vuoi mettere che viaggio a Londra? Ma vuoi mettere che viaggio? Ma che roba, che paesaggi, come ti godi la tratta, no? Bellissimo. E infatti sei una persona felice. Felicissimo. Sì, si vede. Avete capito? Oggi parliamo di salite, ma soprattutto parliamo di felicità attraverso lo sport. Allora, arrivano dei messaggi. Ma è un signore calvo quello che fa su e giù. Sempre, perché io lo vedo sempre in valle, dice, è lui. Tipo non indovina penso, chi? Ma gli occhiali. Non è lui. Ce ne siano tanti. Calvi appunto che fanno quella tratta così spesso, penso che sia proprio lui. È proprio lui, quello che osservate dalla finestra, che costantemente tutti i giorni, abbiamo detto 4.034 volte, ha percorso la distanza tra Giubiasco e Carena, quindi parliamo di una salita impegnativa con 700 metri di dislivello. Giancarlo, la tua è un'impresa da raccontare. Sei andato a Londra, hai effettuato tanti viaggi, tu hai anche un diario con esattamente il percorso che tu hai fatto, che è quello sempre lo stesso, ma le persone che hai incontrato e quello che è accaduto. Sì, appunto, diamo il microfono. Appunto, c'ho un diario, beh, è il Takuin, il Takuin. E tu sai dire con chi hai affrontato quella salita, sì, chi sono le persone appunto, che magari hai incontrato? Certe volte vado da solo e certe volte ci sono degli amici che mi accompagnano e allora metto chi mi ha accompagnato quel tale tal giorno. Poi certe volte vado, non è che faccio solo la Val Morobbio, certe volte vado e faccio altri giri. Ma quella salita è effettuata 4.034 volte, la prima volta che l'hai fatto, cosa hai provato? È stato il primo d'agosto del 1998, quello me lo ricordo bene, ce l'ho marcato bene a casa. E perché hai scelto quella salita? Ma abitando a Bellinzona è una salita prima di tutto che è vicino a casa, faccio il mio giretto in piano per riscaldarmi un po', poi vado su a Carena. E non è una valle molto lunga, perché in 12 chilometri, dipende come la prendi, vai su un'oretta e poi ritorni, giri la bicicletta, lasci andare tutto, arrivi dentro in casa. Che è anche il bello, no? Ma è incredibile, quella tua storia davvero ha qualche cosa di particolare, di speciale, perché oggi, dopo la 4.034esima volta che l'hai fatto, che è stato ieri? No. Stamattina, l'altro ieri? Sabato. Sabato, quindi 4.034esima volta che tu l'hai fatto. Che cosa provi ancora quando lo fai? Perché uno può ipotizzare, ma chissà che noia, è sempre la stessa strada. Invece tu proverai qualcosa di diverso. Ma no, non è una noia. È quelli che vanno in palestra, come dicevo prima, è più noioso ancora. Eh sì. Io vado, incontro sempre persone che certe volte mi fermo anche a scambiare 2 o 3 parole. Sono all'aria aperta, è salutare,
No, sei davvero un personaggio che ha qualche cosa dentro da poter esprimere, perché sei andato a Londra in bicicletta, l'abbiamo detto prima, ci hai messo 8 giorni e lì hai avuto problemi con l'acqua, tra l'altro con l'acqua non quella che scendeva dal cielo ma quella da bere. Appunto, sono andato a Londra durante il 2012, quando c'erano le Olimpiadi. Sì. Tra le Olimpiadi ufficiali e quelle Paralimpiadi, quelle due settimane, in quelle due settimane sono andato a Londra e neanche farlo apposta c'era la canicola da Bellinzona fino a Londra. E acqua zero, hai dovuto andare dove per recuperarla? L'acqua, boom, fino che sono arrivato al confine svizzero non c'era problemi, ci sono fontane un po' a destra, a sinistra, ma quando sono andato in Francia, sono arrivato in Francia, pensavo di trovarmi le fontane che troviamo qui in Ticino e dimentica. Niente. Dovevo andare a bussare alle porte per chiedere l'acqua alla gente. Vedi che queste cose però noi che abbiamo qui da noi, cioè finché non vai in un altro paese e non hai questo tipo di esigenza non te ne accorgi. Poi dopo ho trovato un ciclista che, certe volte c'erano dei ciclisti che pedalavano per alcuni chilometri assieme e mi ha detto: guarda, se vuoi trovare acqua devi fermarti ai cimiteri. Difatti dei cimiteri ne ho visti diversi. Entro nel cimitero, apro il cancello e lì c'è l'acqua. E quindi le tue tappe erano scandite dalla presenza dei cimiteri. Ecco, comunque lui, il Pantani della Svizzera italiana, quando lo incontrate, le volte che vi capita di ritrovarlo sulla Giubiasco Carena, di cui oggi stiamo parlando dal punto di vista della gara, che è una gara storica, una gara che ritorna dopo 2 anni di assenza, in cui si perdono anche i ricordi legati all'inizio, legati ai record, qualche cosa che si vuole far rivivere in maniera entusiasmante. Il 28 maggio, lui è un ottimo testimonial. Tra poco torniamo a parlare di questa gara e di altri appuntamenti. Giovedì senza tira è come una donna che non stira. Chi è che l'ha trovata? Guglielmoni, sembra un sessismo. Alla Guglielmoni. Io non dico dove ho ritrovato questa cosa. Come nel calcio, in questo caso ci sono dei cambiamenti, c'è chi entra, c'è chi esce nello studio azzurro, chi si siede un attimo come nei Signori, in questo caso per poi rientrare in campo e raccontarci altre storie, perché adesso sono arrivati 2 nuovi personaggi per aggiungere ancora sale e pepe a questa puntata che si basa tantissimo sulle due ruote. Stiamo parlando della Giubiasco Carena che torna il 28 maggio, ma stiamo parlando della bellezza di pedalare, di andare in salita, e quindi lui che fra 5 giorni, se non erro, compirà 38 anni, lui ne ha fatta di strada, perché non ho idea quanti chilometri avrà percorso, ma sta di fatto che ha partecipato al Giro d'Italia, al Tour de France, alla Vuelta d'Espagna. Ha vinto, perché è stato campione svizzero a cronometro nel 2009 e nel 2010, ha vinto una tappa alla Tour de France, e quindi Rubens Bertogliati, che adesso ha appeso la bicicletta, almeno quella professionistica, al chiodo, ne avrà un'altra magari un po' più vintage in cui e con cui affronta le salite. Ciao Rubens. Ciao a tutti. Sì, infatti. Quanti chilometri hai percorso? Hai un'idea? Io faccio un rapido calcolo, sono arrivato circa 750.000 chilometri. Altro che i diesel. Come me, Luca. 750.000 chilometri pedalando. E dopo 750.000 chilometri, la risposta a quello che è il motivo della vita qual è secondo te pedalando? Perché qualcuno diceva cos'era il numero 41, 42. 42 era il numero che veniva indicato. La tua risposta dopo aver pedalato così tanto qual è? Ma pedalare è una passione, il numero della vita più lungo meglio è, insomma, speriamo di arrivare al milione. Ecco, 1 milione di chilometri, pensate quante strade lui ha percorso, quante cose ha viste, quanto vento, quanti moscerini, quanta fatica e quanto sudore, eppure quello che ti è rimasto è la passione, sono i ricordi belli, tanto che oggi vuoi restituire qualcosa allo sport, quello che ti ha dato, queste avventure che tu hai vissuto, perché immagino che vincere una tappa al Tour de France sia qualcosa che ricordi con particolare attenzione. Sì, sicuramente la vita agonistica, la vita da sportivo d'élite ti dà tante soddisfazioni. Una volta sceso di bicicletta entri nella vita tra virgolette normale, ed è bello poter restituire qualcosa allo sport che ti ha dato tante soddisfazioni. Organizzare un evento come la Blegno Gold Race mi sta dando queste soddisfazioni. Ecco, Medio Gold Race, spieghiamo bene esattamente cos'è, perché è qualche cosa, un nome che ancora non è così conosciuto. Quando sarà? Quanti chilometri? A chi è aperta? Sì, la Blegno Gold Race parte da Dongio, il campo sportivo, e arriva quest'anno a Nara Cancori. Bella impegnativa. 12,8 chilometri e arriviamo a oltre 1000 metri, 1080 metri di slivello. In che data?
Il 16 luglio la mattina. Domenica. Quindi 16 luglio mattina è una domenica per chi vuole affrontare un'altra salita, perché la bellezza della Svizzera italiana sono proprio queste salite che sono storiche, sono tipiche, sono a livello paesaggistico meravigliose, ma sono anche impegnative. Qui si parla di che pendenza? Si parla di una media circa del 9% di pendenza e è impegnativa, bisogna essere... Ci vuole la gamba. Che due! Si presume che a metà luglio... Uno... Sì. Chi abbia potuto allenarsi nei mesi precedenti. Quindi abbiamo già due date, il 28 di maggio per la Giubiasco Carena, il 16 luglio per questa gara che parte da Donjo e arriva invece a Cancorì, sì. E poi c'è una terza invece in cui si sfocia nel Grigione Italiano. Esatto, in Mesolcina viene organizzata la Grono Rossa con arrivo appunto in Val Calanca, esatto, ed è la più lunga delle tre, sono 22 chilometri, si percorre il sabato 8 luglio alla mattina. Quindi una settimana prima, quindi 8 giorni prima rispetto a questa, c'è questa terza gara, poi io conosco bene quelle zone che secondo me sono davvero meravigliose, saluto tutti quelli di Augio, di Selma, tutti quelli che si incontrano lungo questo percorso, una valle che per me deve essere ancor più valorizzata perché al momento è sottovalutata rispetto alla bellezza che può offrire a chi pedala, a chi passeggia, a chi va solo anche a farsi una giornata per conoscerla, e tutte e tre insieme queste gare formeranno anche un challenge, giusto? Esatto, con Chiara, con gli organizzatori della Grono Rossa c'è la volontà appunto di premiare il miglior corridore delle tre salite. Quindi sei tu che sei all'ascolto il miglior corridore, perché poi ci saranno vari premi, potrebbe essere Luca, ma Luca ha detto giustamente io non partecipo per non correttezza può, nei confronti no, degli altri, io lo stimo per questa sua umiltà e dignità, non posso essere io perché giustamente sono qua dall'altra parte, quindi verrei anche favorito dagli organizzatori, quindi è qualcuno di voi che è all'ascolto. Fra poco torniamo a parlare di queste gare, torniamo a parlare di chi ha dato tanto al ciclismo e oggi vuole aiutare sotto un altro punto di vista, ma soprattutto torniamo a parlare di sport. Vabbè, Mario Venuti dice ballare, ma si può anche pedalare. Assolutamente. Dire, lui celebra la vita così, è un movimento, anche quello è una forma di movimento, ma vuoi mettere una pedalata? C'è chi non ha mai fatto 750.000 km in bicicletta, per esempio, o 4.034 volte piantala, la Giubiasca Carena. Non l'hai mai fatto? Mai. Allora sei out. Cioè, se vede che non sei rock in questo caso. Va noi bene. Invece, io e Rubens, più volte abbiamo affrontato certo. queste salite. Abbiamo... Infatti vedo lui fa sì con la testa. Come i cagnolini seguiti di San Bernardo e mi guarda come per dire, mamma mia, sei un cadavere. Cosa vuoi aver fatto tu in bicicletta? Rubens, tu sì che hai fatto il ciclista, vero? Tu hai tagliato il traguardo del Tour de France vincendo, ma quando sei arrivato lì, quando avevi queste braccia alzate, perché immagino avevi le braccia alzate oppure no? Un braccio alzato. Un braccio alzato. In quell'istante, proprio lì, cosa si è scatenato in te? Ma è sicuramente il coronare il sogno della vita. Riuscire a emergere in una grande gara internazionale. Cioè tu eri lì, tu hai tagliato il traguardo del Tour de France primo, tutti gli altri dietro. E non è proprio per tutti. Io e te l'abbiamo fatto e qualcun altro nella vita. Esatto, sì. 21 persone ogni anno. Ma ti capita ancora di risvegliarti magari la notte o ogni tanto dire godere ancora di quel momento in cui diluisci un po' questo piacere e lo assapori a distanza di anni? È chiaro, dopo 15 anni un po' di tempo è passato, no? Ci sono state anche altre belle vittorie che ricordo ben volentieri. Beh, sicuramente quella rimane l'immagine forte e impressa su tutti gli schermi. Insomma. È vero però che quando vinci, quando provi qualcosa di adrenalinico, possono portarti via tutto, ma tutte quelle vittorie tu le ricordi perfettamente. Sì, esatto. Sì, sì. Ricordo perfettamente tutte le vittorie della mia carriera, anche quelle da ragazzo giovane. Insomma. Reto Ambrosini, tu invece hai dato tanto, tanto hai dato al mondo del ciclismo, perché tu in passato eri qualcuno che organizzava qualcosa di cui abbiamo parlato oggi, vero? Sì, ciao a tutti. No, io non ho mai organizzato personalmente la però Carena. Sostenevi. Sostenevo, io mi occupavo a quei tempi dei ragazzini del Velo Club Bellinzona fino a under 15. E quando dici Velo Club Bellinzona, tanti dicono vabbè, ma adesso non c'è più il Velo Club Bellinzona, e invece il Velo Club Bellinzona c'è sempre. Il Velo Club Bellinzona c'è sempre, è rimasto l'anno scorso senza fare attività perché mancavano ragazzi, mancavano allenatori. Da quest'anno abbiamo di nuovo una squadra di ragazzi, sono sei ragazzi under 17 che fanno regolarmente le gare, più uno che viene agli allenamenti ma non corre, e anche una ragazza donne B. Mi incuriosisce quello che viene agli allenamenti ma non corre, perché? Non si sente ancora all'altezza? Ha paura di confrontarsi? No, penso che ha fatto anche
poco allenamento quest'inverno e non è ancora arrivato il momento. 17 sono comunque gare tra i 60 e gli 80 chilometri già, e quindi se uno non ha la gamba non riesce a tenere proprio la durata della gara. Reto, tu li sostieni, li supporti, li alleni, ma quando il primo giorno un ragazzo arriva da te, qual è il tuo obiettivo al di là dell'aspetto sportivo? Cosa vuoi da questi ragazzi? Beh, al di là dell'aspetto sportivo penso che la cosa più importante sia l'impegno che ci mettono, la serietà proprio a livello... E come dimostrano questo rispetto e impegno nei tuoi confronti? Secondo te cos'è la cosa che ti fa capire sì, ho raggiunto quell'obiettivo? Beh, quando vedi che anche quando stanno magari facendo fatica fanno lo stesso quello che gli dici. E quindi vanno oltre la salita anche... e la fanno anche se stanno... Li vedi, li guardi in faccia, li vedi che fanno fatica, ma tengono duro. E lì hanno capito che quello che tu dici è la verità, che a volte bisogna andare oltre i propri limiti, perché la testa ti dice no, smetto, mi fermo, adesso inverto la rotta e vado in discesa, e invece quando vanno avanti allora il tuo messaggio è passato. Esatto, sì. Un messaggio che vale per tutti, vale per Reto, vale per le persone che sono all'ascolto, vale per chiunque si trova ad affrontare comunque un ostacolo che è in salita. Si va oltre, si supera, si può vincere o perdere, però già solo il fatto di continuare, Rubens, so che devi andare, ma questa battuta voglio rubartela. Quando tu affronti la salita, anche se sai di essere distaccato tanti minuti, sai che stai facendo fatica, sai che hai dolori dappertutto, non è solo una questione sportiva. No, è una questione personale, raggiungere il proprio obiettivo, quello che ci si era prefissati, e comunque in cima, anche se si arriva a 5 minuti, a 6 minuti, a 10 minuti, si è soddisfatti della propria prestazione. Dopo ci sono giornate buone, giornate meno buone, però quello che penso si insegna a tutti i ragazzi è prima di tutto partecipare, cercare di finire le gare e poi piano piano migliorare. Quindi. Anche Merckx, che ha vinto 500 gare da professionista, forse ne ha perse di più. E questa è la differenza, che si ricordano solo le vittorie, ma si arriva alla vittoria attraverso la sconfitta. Esatto, soprattutto nel ciclismo, dove su 200 vince uno. E questo è un bel insegnamento nella vita. Uno arriva, 199 arrivano dal secondo in poi, qualcuno arriva ultimo, staccatissimo, eppure arriva. E credo che sia un bel insegnamento da portare oltre il mondo delle due ruote. Ciao a tutti, sono Roberto Bussenghi e mentre alleno i pulcini dello Smart Karate Football Club, anch'io ascolto Tira. Dai, sotto Giulio, dribblalo, dai, Pier Roberto, crossa, dai! Davide, sei veramente fisicamente performante, sei una persona con un gran bel carattere, ma è meglio se non balli, perché vederti ballare Despacito veramente è una roba, cioè... vergognosa, però io sì. Quando dice passito, anche perché questa canzone è molto sensuale, sì. La gente pensa sia una canzone allegra, in realtà parla di tutt'altro, è qualche cosa che può essere intrigante. Quando vedi il video capisci. Sì, ti rendi conto. Io magari non sono così morbido nel muovermi, però ci metto impegno. Certo, no, non basta, questo ti va riconosciuto. No, ci mancherebbe. Meglio parlare di sport. Sì, dai. Bello, giovedì, perché ogni volta davvero intrecciamo le vite delle persone che hanno qualche cosa da raccontarci, al di là del risultato sportivo, che sì, è importante, ma tutti vogliono raggiungere qualcosa che va ben oltre. Lo diciamo spesso, questa filosofia, questa idea di poter abbassare tutte le differenze di classi sociali attraverso lo sport, perché incontri chiunque e sta facendo la tua stessa fatica. Lo sport è democratico e ce l'hanno insegnato i nostri ospiti, Chiara, Reto, Giancarlo, Rubens, che è dovuto partire proprio in bicicletta per andare a Tenero, lui che ha fatto 750.000 chilometri, un mito, ha vinto. Eppure quando si parla del Tour de France si dice sì, ricordo, però ce ne sono magari anche altri. Ma sei un grande, Rubens, tu hai vinto al Tour de France, quello che tutti sognano. Personaggi che sono qui: Giancarlo 4.034 volte la Giubiasco Carena, Reto che si impegna con i ragazzi per portare avanti il Velo Club di Bellinzona, Chiara che sta organizzando questa Giubiasco Carena, ricordiamolo, 28 maggio, aperta a tutti, si torna indietro nel passato perché addirittura non si ritrova né l'inizio né i record storici, Chiara. E infatti girano diversi record, quello che abbiamo trovato che sembrava ufficiale erano 28 minuti e 33. Però girano record anche di 27. Comunque abbiamo deciso di partire da quest'anno, visto che non c'è un record ufficiale, quindi da quest'anno la prima donna che arriva a Carena riceverà 400 franchi cash e il primo uomo anche 400. Quindi c'è anche un compenso comunque legato a questa gara, come a volte succede, e poi c'è la passione di quelli che pedalano, che affrontano sapendo già prima di non poter essere tra i primi, perché hanno qualche cosa che hanno di fronte, stanno ricercando qualcosa. Abbiamo sentito prima Giancarlo, 4.034 volte la Giubiasco Carena, in bicicletta fino a Londra, ma
tu Giancarlo vai anche in Sudafrica per pedalare. Dunque, io faccio sempre parte di un cycle club a Cape Town, perché ho lavorato lì per più di 20 anni e sono rimasto legato a questo club e sono invitato tutti gli anni a partecipare a una gara, il Cape Cycle Tour, che ho fatto 25 edizioni già, tutte di fila, senza sgararne una. Che sarà qualcosa di particolare anche dal punto di vista paesaggistico. Sì, che cosa si vede, sì, mentre pedali da quelle parti? Incroci anche gli animali? No, bon, al massimo troverai qualche scimmiotto, qualche baboon sulla strada, qualche serpente. Così, morbido, sì. Ma non un leone. No, no, ma non è per fortuna. Niente di... E quest'anno purtroppo è andata male, stavano festeggiando il 40° anniversario della gara e cosa è successo? Che hanno dovuto annullare la gara, 35.000 partecipanti, proprio sul posto, sulla linea di partenza, per il vento così forte, il vento soffiava infatti tra i 90 e i 100 km orari. Certo che la tua vita ne ha di episodi curiosi, tra l'altro tu lavoravi in Sudafrica perché? Facendo che cosa? Ma io ho lavorato, sono andato per un'esperienza, sono stato un espatriato come si dice, sono andato per star lì 6 mesi, poi dopo ho conosciuto la mia moglie. L'amore, che cosa non fa Giancarlo, eh? E sei rimasto 20 anni. Cambiato programma. Reto, lui parla di amore in questo caso nei confronti di una donna che gli ha fatto cambiare percorso. Tu invece lavori con i ragazzi. Che cosa ti danno? Qual è la soddisfazione che provi quando vedi crescere un ragazzo o una ragazza che sono in quell'età in cui hanno dei sogni immensi? Ah, è bello vedere che sono contenti, è bello, soprattutto appunto indipendentemente poi dal risultato, il fatto di vedere un ragazzo contento che si vede che gli è piaciuto quello che ha fatto, che ha avuto delle soddisfazioni, dà soddisfazione anche a me. Ritrovi qualcuno che ti dice grazie? Sì. Sì, sì. Ma diciamo di fronte a quello che si dice oggi, no, con tutti i giovani sono poco motivati, noi ogni tanto sabato mattina ne ascoltiamo qualcuno, abbiamo la trasmissione che si chiama appunto L'Apprendista. Tu ti ritrovi un po' questa cosa, magari ti capitano o ti sono capitati dei ragazzi un po' svogliati, un po' demotivati, che poi magari grazie al fatto di essere anche un po' costretti, perché magari ogni tanto bisogna anche un po' costringerli ad andare oltre, si sono accorti che in fin dei conti è bello impegnarsi, cioè riescono a scoprirla questa cosa, la capiscono, ci mettono tanto oppure... Ma diciamo che se arrivano lì di solito l'hanno già... Sono già comunque in parte oltre. L'hanno già capita. L'hanno già capita. Mm-hmm. Però è vero che se guardiamo attualmente la quantità di giovani che fanno ciclismo, sono pochi. Sono pochi. Quanti erano una 20 anni fa o una 10 anni questa fa? Questa cosa può essere dovuta a questo, al fatto che magari c'è un po' di demotivazione, forse no? Forse un po' di demotivazione, forse un po' di fatica a far fatica. Facciamo un annuncio allora a tutti i genitori, gli zii, vai, o magari vai, anche vai. Ragazzi, ragazzi, guardate che bello, basta fare un po' di soldi, lo dico io che poi magari non lo faccio. Cioè, no, è vergognoso però... che lo dica Luca, però no, dice però, delle cose è una vere, cosa, cioè, è una cosa bella, nel senso che è un bel modo, al di là di quello che è la competizione, come dici tu, di quello che poi sì, sicuramente il piacere di vincere una gara, però è un bel modo anche per passare il tempo in compagnia, all'aria aperta, ti fai un bel fisico, di fare un bel fisico, ma poi anche proprio di non annoiarsi, perché no. Uno dei mostri di oggi, dei giovani, li vedi in giro, mi sto annoiando, cosa faccio? Cosa fai? Di cose da fare ce ne sono tante. Tra queste ci può anche essere magari il fatto di andare in giro a pedalare e poi, con quelli che possono diventare degli amici. Soprattutto aggiungo anche un'altra cosa, mi raccomando, fate provare più discipline sportive, perché a volte si portano i propri ragazzi a provare la disciplina che piace ai genitori, invece magari loro hanno altre inclinazioni, preferiscono uno sport di squadra rispetto a uno singolo o viceversa, quindi fate provare diverse discipline e poi fate scegliere a loro con la tranquillità, senza fretta, perché ogni sport comunque porta un vantaggio, quindi è importante sperimentare, perché Giancarlo, tu che hai vissuto una vita e un giorno ti voglio qua raccontarmi tutta la tua vita, perché so che ci saranno anche altri episodi, che insegnamento hai trovato dalla salita? L'hai fatto 4.034 volte, noi siamo in chiusura di puntata, quindi quale insegnamento tu ti senti di dire alle persone che sono all'ascolto, dopo aver affrontato i viaggi, aver pedalato fino a Londra, essere andato in Sudafrica, cosa ti ha insegnato questa fatica che tu fai costantemente? Ma guarda, sinceramente la salita mi piace, perché prima di tutto vai nelle valli dove trovi le belle salite e lì c'è meno traffico, perché oggi è diventato un gran problema il traffico. Purtroppo qui in Ticino le piste ciclabili se le contano sulle dita di una mano, e dunque quando vai in valle più o meno lì
come quando vai in Valmorobia, c'è un po' di traffico fino a Pianezzo, poi dopo... Quindi fate fatica, ma cercate qualche cosa che sia al di fuori dell'ordinario. Se volete rendere la vostra vita sportiva e personale straordinaria, non percorrete le strade che percorrono tutti. Ecco, esattamente. Sì, 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 sì. Giancarlo, sei stato un mito. Ti ringrazio tantissimo perché sei Grazie stato con noi per raccontarci anche la tua storia. Chiara, ricordiamo ancora una volta qual è il sito dove trovare informazioni per questa storica Giubiasco Carena del 28 maggio. Allora, trovate tutte le informazioni su www.giubiasco-carena.ch. Noi siamo in chiusura, però sì. Prima devo dire due cose molto rapide. Una, chi ha vinto per il nostro concorso legato al mammut, a cui cercavamo un nome di settimana scorsa. Sì. Helmut è stato il nome più gettonato e quindi si porterà a casa il figlioletto di Helmut, che è un piccolo mammutino che è morbidissimo e farà tanta tanta compagnia. E poi oggi voglio ricordare, al di là della vittoria della Juventus, che è la mia squadra del cuore, che oggi è il 4 di maggio. Il 4 di maggio è una data storica perché c'è la ricorrenza della scomparsa del grande Torino, forse la squadra più forte calcisticamente parlando di tutti i tempi, una squadra che è scomparsa in maniera assurda in una storia che fa piangere tutte le volte, ed è giusto ricordarlo. Era il 4 maggio 1949. La Basilica di Superga è stata teatro di questa tragedia incredibile, però per fortuna rimane l'immagine, quello che hanno insegnato, la forza, la volontà di questi calciatori operai, perché non erano professionisti, che vincevano in tutto il mondo. Andate a informarvi, a rivivere, magari anche un pensiero a questi calciatori, perché sono l'esempio assoluto di bellezza, di forza, di emozioni e di cosa vuol dire essere una squadra nello sport. Io chiudo salutando tutti e lasciandovi con questa canzone, visto che abbiamo parlato di calcio, degli Statuto, che sono stati nostri ospiti, esatto, negli scorsi giorni, che hanno creato un brano magnifico composto solo da nomi di personaggi, di calciatori che erano sulle figurine e hanno lasciato un treccio indelebile nello sport. Un grande abbraccio, godetevi questa Controcalcio. Ciao ciao. Ciao Davide.